finisca con cross giusto, gol giusto. Sì, sono molto contento, ma soprattutto per la vittoria della squadra. Dopo le ultime due sconfitte penso che i tre punti ci voleva, questi tre punti in casa. Abbiamo sofferto, abbiamo saputo un po' gestirla e certo, sono contento per l'Asi, ma soprattutto per questi tre punti. E come si chiama? Di solito voi in 10 vi accendete, voi in 10 vi siete quasi spenti, vi siete dati una spiegazione? No, ma penso che non era una partita facile, arrivare da due sconfitte magari ti togli un po' di fiducia, però penso che siamo stati capaci di soffrire nel momento in cui dovevamo soffrire, anche se eravamo con l'uomo in più, abbiamo cercato di gestirla e, come ti ho detto prima, alla fine i tre punti rimangono a noi, che era quello l'obiettivo. Penso, voglio sapere invece come stai, perché l'anno scorso abbiamo visto questo infortunio strano, sfortunato. Adesso, cioè, Pezzoni per la Popata è un giocatore troppo importante, abbiamo visto oggi che con una giocata hai risolto la partita. Come ti senti? No, allora, l'anno scorso è stato un po' un anno, diciamo, sfigato, perché a causa di alcuni infortuni. Ora le ultime due o tre partite le ho saltate per un fastidio al ginocchio, ma quello che volevo dire è ringraziare anche allo staff medico, Bettinelli e Matteo, perché a volte il lavoro, tra virgolette, che non si vede, però ci danno una grande mano e oggi sono stato in campo e ho recuperato e grazie a loro, quindi piano piano devo prendere la forma fisica, cercare di fare più partite possibile e aiutare la squadra a vincere tutte le partite che si possono vincere. Un'altra cosa che sembra che stai maturando anche sulla fase difensiva, che quando sei venuto eri più un giocatore d'attacco, adesso invece stai migliorando, che questo ti aiuta i compagni? No, sì, secondo me mi danno una grande mano. L'anno scorso, appena uscito dalla primavera, ero all'Inter, che era più una fase di attacco, più posso fare, ma penso che l'anno scorso è stato molto importante, anche se sono saltate tante partite, sul punto di vista difensivo, ma anche tattico. Tutti lo staff, anche lo staff della squadra, mi danno una grande mano. E io cerco di imparare di quei grandi, ora di Colombo, di tutti, cerco di imparare e guardare per cercare di sfruttare e fare tutto nel campo. Marilena, Marco,